Nel suo intervento lei ha parlato di un approccio olistico alla sostenibilità. Può spiegarci meglio questo concetto e darci ulteriori elementi? Sì, come approccio olistico io intendo un approccio che tenga presente non soltanto un obiettivo, che in questo caso è quello di riduzione del consumo di acqua, ma anche altri obiettivi che comunque possono essere affrontati sinergicamente. Per esempio, oltre che ridurre il consumo di acqua, anche quello energetico.